Sul topolino numero 3475 era abbinata una borraccia termica in acciaio che, come vedete, sto liberando dalla sua confezione. Era disponibile in due versioni, una con i personaggi disegnati e l'altra invece con le silhouette dei personaggi. Ed è quest'ultima la versione che ho deciso di acquistare. Le borracce mi interessano perché le uso parecchie, visto che mi porto dietro sempre l'acqua in ufficio. Certo, c'è da capire, visto quanto è alta, 26,5 cm, come riuscire a gestire questa borraccia insieme alle altre, visto che per esempio quella di Simon the Cat è alta quasi uguale. La cover story del numero che adesso sto sfogliando è l'ultima storia del ciclo delle giovani marmotte di Francesco Bacca e Mario Ferracini. La cover del prossimo numero invece è realizzata in una doppia versione e in teoria i lettori dovrebbero scegliere una delle due copertine, però nella pratica è il solito, come possiamo dire, trucchetto di marketing per spingere i collezionisti ad acquistare entrambe le copertine. Presto ovviamente ci saranno le recensioni del numero. Finito l'unboxing, saluti a tutti.